Ciao a tutti e bentornati sul canale video di Tech & Blog. Oggi torniamo a parlare di auricolari Bluetooth, in particolare vi presenterò le Liberty 2 Pro by Anker. Andiamole a conoscere. Bene, eccole qui, le Liberty 2 Pro by Soundcore, che è una controllata di Anker per quanto riguarda la componentistica audio portatile. Vediamo che già il packaging si rileva in linea con quello dei device high-end. Infatti con le Liberty 2 Pro Anker, Soundcore by Anker vuole inserirsi nel mercato dei prodotti di fascia alta, e il packaging dà già un'idea di quelle che sono le intenzioni di questo brand. Vediamo in particolare sulla parte laterale del nostro packaging in evidenza l'architettura particolare dei driver audio di questi auricolari Bluetooth, ovvero gli Astral Coaxial Acoustic Architecture, che sono dei driver da 11 mm dual drive. In realtà è un'architettura dual drive coassiale che garantisce delle performance audio di assoluto livello. Nella parte posteriore abbiamo le solite indicazioni per quanto riguarda l'utilizzo delle applicazioni che possiamo trovare sia su Google Play che sull'App Store, e tutte quelle che sono le feature principali di queste Liberty 2 Pro, delle quali ricordiamo appunto la architettura Astria per quanto riguarda il dual drive, l'indicazione di 8 ore di playtime per singola carica e l'Ear ID, che è una cosa di cui andremo a parlare successivamente, ovvero la possibilità di un equalizzatore personalizzato e tarato sulle caratteristiche fisiologiche dell'utente, la possibilità di avere una carica wireless. Ricordiamo che il case di ricarica, che può ricaricare le Liberty 2 Pro fino a 3 volte, garantendo quindi circa 32 ore di autonomia, ha la possibilità di essere caricato attraverso un qualsiasi caricatore QI wireless. Crystal clear calls, ovvero chiamate con una qualità audio superiore grazie ai microfoni incorporati. Andiamo a vedere subito cosa c'è nel box. Tra l'altro, sull'altro lato del packaging troviamo l'indicazione delle 10 Grammy vinti per quanto riguarda i produttori di device audio, e questo ci fa già immaginare che questo device sia veramente qualcosa di molto molto performante. Come possiamo vedere, torniamo ancora ad ammirare l'eleganza di questo packaging, che pone nuovamente l'accento nella parte interna su quello che è il driver coassiale Astria, che è composto da un driver ad armature bilanciate più un driver dinamico più classico, entrambi uniti da un design concentrico. Ma andiamo a vedere finalmente cosa contiene il nostro packaging, e troviamo subito in evidenza il nostro case di ricarica, che ricordiamo essere dotato di tecnologia wireless e dotato anche di ingresso USB Type-C. Quindi stiamo parlando di feature di assoluto livello. La prima volta che andiamo ad aprire il nostro scatolo, troviamo questa linguetta che ci indica il senso di scorrimento del nostro case di ricarica, che come potete vedere è dotato di LED di indicazione della carica e ha un alloggiamento dedicato con attacco magnetico per i nostri auricolari Bluetooth.
auricolari che troviamo, come potete vedere, andiamo a zoomare un pochettino, a mettere, ecco, Soundcore, auricolari sicuramente dalle dimensioni generose, molto più importanti rispetto alla maggior parte della concorrenza, ma che vi posso garantire sono assolutamente comodi da indossare e non fanno sentire assolutamente il peso o l'ingombro differente. Troviamo la scritta Soundcore su una superficie satinata, il microfono, uno dei due microfoni presenti su ciascun auricolare, l'altro lo troviamo da questo lato qui, auricolare, rubber fin per bloccare il nostro auricolare in posizione, per evitare qualsiasi tipo di caduta, e quindi questo ci permette di utilizzarli anche durante l'attività sportiva di una certa intensità. Tasto fisico presente sulla parte superiore dell'auricolare. Questa, secondo me, è una scelta intelligente perché non ci sono controlli touch che possono piacere o meno, ma che talvolta producono effetti indesiderati, e non c'è nemmeno un tasto fisico che va premuto in asse con il nostro padiglione auricolare. Questo ci permette, utilizzando il tasto fisico superiore, di non stressare troppo l'orecchio. Ecco, ma continuiamo il nostro unboxing. Questo ovviamente è l'auricolare sinistro con una rubber fin incorporata, e andiamo a vedere che ovviamente hanno il loro alloggiamento magnetico. Andiamo a chiudere e vediamo che va in carica. Andiamo a vedere quella che è la dotazione di queste Liberty 2 Pro. Ovviamente tutta la parte cartacea relativa a istruzioni, guide rapide e domande relative al device, un flyer Soundcore e ancora le indicazioni di utilizzo in lingue differenti. Abbiamo la presenza di un cavetto USB, ricordiamo Type-C, Type-A, e quella che è la vera chicca, ovvero la presenza di un set completissimo di ricambi, sia per quanto riguarda le rubber fin per bloccare il device nel padiglione auricolare, sia per quanto riguarda i gommini di ricambio per tutte le possibili conformazioni, o comunque per un numero di conformazioni possibili abbastanza elevato, che permettono una personalizzazione estrema del fit degli auricolari. Andiamo dagli XS a degli XL, quindi è sicuro che chiunque riuscirà a trovare la combinazione perfetta per quanto riguarda l'ergonomia di questi device. Ecco, abbiamo visto che il packaging, i contenuti del packaging sono assolutamente di altissimo livello. Stiamo parlando di una dotazione tra le più complete mai viste su un device di questa fascia di prezzo. Ricordiamo che le Liberty 2 Pro hanno un prezzo medio di 149 euro online, con la possibilità di sconti ciclici, e di questo vi parlerò successivamente, che vi permetteranno di portarvele a casa per 99 euro. Per 99 euro avrete degli auricolari Bluetooth con un'autonomia di 8 ore, driver da 11 mm, con struttura coassiale, quindi dual driver coassiale Astra da 11 mm, un set praticamente eccellente di ricambi per la personalizzazione relativa all'ergonomia e una qualità audio che andremo a valutare fra poco. Ecco, vale la pena mostrare il software relativo alle Soundcore Liberty 2 Pro, in particolare il Hear ID, che ci permette di customizzare i nostri auricolari
con una serie di impostazioni audio predefinite, sempre amplificatore bassi classico, riduttore bassi acustico, dance, profondo, elettronico, eccetera, eccetera, ma in particolare ci permette anche di andare a customizzare l'equalizzatore e di andare sull'impostazione Hear ID, ovvero un software in grado di mappare la sensibilità d'ascolto di ognuno di noi, analizzando i risultati, inviando appunto a ciascun auricolare degli impulsi sonori, invitandoci a tenere premuto o lasciare la pressione del tasto fin tanto che riusciamo ad avvertire questi impulsi sonori. In questo modo, il software è in grado di mappare la nostra sensibilità e quindi di andare a creare una mappa, personalizzata del nostro equalizzatore, se vogliamo, fisiologico. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi tipologia di preset, presente nel software della Soundcore. È possibile anche andare a personalizzare le azioni che andiamo ad assegnare ai pulsanti fisici presenti sugli auricolari, in particolare doppio tocco left and right. In questo caso l'impostazione di base è precedente e successiva, ovvero quindi il passaggio alla traccia precedente o alla traccia successiva, ma possiamo tranquillamente scegliere di attivare l'assistente vocale o di andare ad agire sul volume, cosa che è molto molto interessante perché, come sappiamo, una delle pecche degli auricolari Bluetooth attualmente in commercio è spesso e volentieri l'impossibilità di agire direttamente sul volume. Analogamente, ecco, in automatico l'impostazione del volume è stata aggiornata anche per quanto riguarda l'auricolare destro. Invece l'impostazione di default per l'hold, ovvero il tieni premuto un secondo, attiva l'assistente vocale presente sullo smartphone. Anche in questo caso possiamo andare a scegliere di utilizzare questa modalità di tocco per passare alla traccia precedente o successiva o per impostare il volume. Ecco, questo era il lato software dell'applicazione Soundcore. Ricordo che è sempre consigliabile, una volta acquistate gli auricolari, procedere all'installazione e all'aggiornamento del firmware degli stessi. Un'ultima cosa, vi ricordo che le impostazioni che voi andrete a scegliere attraverso il software della Soundcore non sono salvate sul device con il quale vi state interfacciando, ma sono salvate direttamente sugli auricolari. Di conseguenza, passando da un smartphone, a un tablet, o un televisore o un qualsiasi altro device con cui vogliate interfacciare i vostri auricolari Bluetooth, le impostazioni verranno memorizzate e salvate in quanto registrate direttamente sugli auricolari e non sul device sul quale avete fatto girare il software della Soundcore. Bene, a valle del nostro unboxing, ritengo opportuno fare anche una comparazione rispetto ai modelli di auricolari Bluetooth dei quali vi ho parlato nei video precedenti. In particolare andremo a comparare le dimensioni delle nostre Liberty 2 Pro con le Tozo T10 di cui vi ho parlato e che ritengo essere tutt'oggi delle validissime alternative economiche a auricolari più blasonati e le fortunate Yobola T2. Ovviamente partiamo dal discorso case. Quello della Soundcore è sicuramente più curato sia come design che come superficie. Questa superficie matta e leggermente ruvida dà un feeling molto molto piacevole
rispetto a questa custodia delle Tozo T10, che ovviamente appare molto più spartana, sia come design che come materiali abbastanza più plasticosi, anche se a vantaggio di questa soluzione c'è la impermeabilità IPX8 che non è presente, ricordiamo, nelle nostre Liberty 2 Pro. Vediamo che se da un punto di vista di design vince a mani basse il case delle Soundcore, da un punto di vista di ingombri non possiamo dire quale dei due sia più comodo. Probabilmente anche da questo punto di vista il Soundcore è più piacevole, più compatto, meno voluminoso rispetto a quello delle Tozo. Discorso leggermente diverso forse per le Yobo T2, che hanno un case più compatto, molto più comodo da tenere in tasca, ma che ovviamente ha un design abbastanza anonimo. Parliamo di un case privo anche dell'attacco magnetico presente negli altri due, e però con un form factor molto molto più comodo per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, la possibilità di tenerle in tasca senza rovinare custodia e o jeans. Andiamo a fare un confronto ora dimensionale tra gli auricolari veri e propri. Ecco, vediamo che già tra gli Yobola e i Tozo T10 ci sono delle differenze sostanziali, perché parliamo da un lato, per quanto riguarda le Yobola T2, di auricolari che vogliono scimmiottare un po' quello che è il design degli auricolari Apple, mentre abbiamo il classico design in-ear per quanto riguarda le Tozo T10. Le nostre Soundcore Liberty 2 Pro presentano ovviamente un form factor che è simile a quello delle Tozo, perché sono sempre degli auricolari in-ear, però come possiamo vedere le dimensioni sono notevolmente, notevolmente diverse. Tozo è molto molto più compatto, mentre le Soundcore risultano essere molto più ingombranti, anche se non si avverte una particolare differenza di peso. Pur essendo più grandi, queste Soundcore risultano essere comunque molto molto leggere. Ecco, andiamo a fare una piccola comparazione. È ovvio che le nostre Soundcore risultino molto più voluminose delle altre due, ma d'altra parte stiamo parlando di device di classe di prezzo totalmente diversa, che ospitano, ricordo, un dual driver coassiale da 11 mm contro un driver da 6 mm per le Yobo e un driver da 8 mm per le Tozo T10. Bene, come vanno però queste Liberty 2 Pro? Quali sono i punti di forza? Sicuramente, come vi dicevo, nonostante le dimensioni leggermente più grandi della media, paragonabili a quelle delle Sony WF-1000 X3 per esempio, la leggerezza resta comunque un punto di forza. Non risultano assolutamente scomode da portare anche per lunghi periodi. Ricordiamo che l'autonomia dichiarata, ma tra l'altro il dato reale non si discosta poi tanto, è di 8 ore per singola ricarica. Per quanto riguarda l'audio in chiamata, questo soffre un po' di quello che è il difetto di tutti gli auricolari wireless, un discorso che vale tanto per Anker quanto per Sony, che per addirittura Bose. In condizioni ottimali, l'interlocutore ci sente perfettamente, con una serie di rumori di sottofondo, ovviamente comincia a sentirci un po' più lontani, ma
non è assolutamente nulla che infici il corretto funzionamento di questi auricolari. Torniamo al discorso, raffronto con gli auricolari top di gamma. E ripeto, per una questione prettamente di form factor, il confronto non può che essere che con gli auricolari Sony, auricolari che però costano normalmente 170-180 euro, no, che non sono dotati, ricordo, della tecnologia Astra pluripremiata, dei quali sono dotati invece i Liberty 2 Pro. Che però hanno un vantaggio dal punto di vista economico, ovvero anche se mediamente li trovate in vendita a circa 149 euro, vi ricordo che con cadenza grossomodo mensile Soundcore fornisce dei codici sconto che permettono di acquistare su Amazon queste cuffie a 50 euro in meno. Quindi da 149 euro voi le pagherete soltanto 99 euro. E per quanto riguarda i contenuti tecnici di questi auricolari Bluetooth, la solidità costruttiva, il bundle e tutti gli accessori forniti nella confezione, nonché la tecnologia di ricarica wireless, interfaccia USB Type-C, ancora i pluripremiati driver Astra, qualità del suono, insomma, a 99 euro, ma anche a 149, se devo dire la verità. Credo proprio che non ci sia nulla di meglio. Mi sento di consigliarli assolutamente. Ovviamente, se potete, cercate di acquistarli in offerta a 99 euro, ma ripeto, sono auricolari che se la giocano assolutamente alla pari anche con brand molto più blasonati. Bene, per oggi è tutto. Se l'unboxing vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e continuate a seguirci.